Fatto bene, ho appena fatto partire qui il secondo episodio di giornata, la batteria del controllo 1 è quasi scarica, perfetto, quindi adesso fra qualche secondo metto in pausa. Ma prima, ragazzi, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio abbiamo catturato il fantasma del pescatore Sargassi a Sedgwick e siamo usciti in strada dopo che Winston, l'ultimo membro della chiappa fantasmi, ci ha detto che di essere appena tornato in città e di aver impiegato un casino ad arrivare perché c'era qualcosa che per strada stava creando problemi. Siamo usciti e abbiamo sentito dei tonfi, manco fosse stesse passando qualche gigante, ed effettivamente qualche gigante stava passando, perché eravamo usciti, i nostri carissimi acchiappafantasmi e il nostro personaggio attualmente hanno visto l'uomo della pubblicità del marshmallow gironzolare tranquillamente come se nulla fosse, e distruggendo qualunque cosa gli capitasse davanti. Ora non si sa perché diavolo sia ritornato, una cosa è sicura, dobbiamo pensare di farlo fuori preferibilmente in questo episodio. Quindi, l'ultima volta ci siamo fermati che abbiamo fatto fuori un mucchio di cantanti dell'opera morti, quindi fantasmi cantanti dell'opera, e adesso questo obiettivo che state vedendo è l'obiettivo precedente che abbiamo completato nello scorso episodio. Adesso sto per partire un'altra cutscene, ma volevo tenermela per questo episodio perché altrimenti sforavamo i 30 minuti in questa serie. Di sforare 30 minuti non ci ho voglia. Semmai sfori 30 minuti è perché proprio per casi urgenti. Poi, in ogni caso, nello scorso episodio abbiamo anche sbloccato un nuovo attacco, ovvero sì, dai dei bosoni che corrispondono alle gelate in pratica, e già abbiamo comprato un potenziamento che serve per non farci male quando ci facciamo esplodere un dardo vicino. In ogni caso, qui vedete che l'obiettivo scorso è come se tutte queste entità si fossero riversate in strada col preciso intento di rallentarti. Cattura questi nuovi fantasmi il più fretta possibile per perdere di vista lo meno. Aspetta, perfetto. Ho fermato proprio giusto in tempo l'episodio scorso per far partire fin prima del filmato. Quanto mi piace. Bene. Puntuale. Ah beh, sicuramente lui, non ci sono altri giganti in giro. Eccolo qua. Volete schiaffare in trappola un gigante in 50 metri? Auguri. Lui che si caga sotto. Ok, ci ha visto. Salve, Gozer. Allora, che cosa è l'antagonista principale del primo che si è Come vedete alle mie trasformato in spalle, le questo strade sono nel omone qui? caos più totale. Le autorità fanno il possibile per contenere il panico e mantenere l'ordine. Qui sono tutti Aspettate, impazziti. abbassate perché altrimenti si L'uomo della spacca le pubblicità dei casse. marshmallow, la stella della popolare trasmissione per bambini, ha perso il controllo. Questo non è il personaggio che tutti amiamo. Sono arrivati gli acchiappafantasmi che riporteranno la situazione alla normalità. Spera. Dai, non so come Appena faremo, però. lanciato, devo aggiustarlo o non avremo chance. Scopri cosa sta cercando il mio marshmallow. Ottima strategia, ma pericolosa. Il terreno è completamente scoperto. Amico, pare che tocchi sempre a noi due. Attraversiamo Times Square e entriamo nell'edificio dell'uomo dei marshmallow. Voi Ok. ragazzi tenetelo lontano, Aiuto. sicuro. Sa che sei lì, vai, e non credo gli piaccia. Infatti, pare. Vai avanti. E mi analizza qua. Avatar estraneo di settima classe. Addirittura settima classe. Quindi forse più il numero è alto, più la classe è pericolosa. Ma in ogni caso, Avatar estraneo di settima classe. Tipo divinità, tra parentesi, essere supremo. Comportamenti, attacco, mischia, lancio, rigenerazione, punti deboli, dardo e bosoni. Ecco qui, attenzione, un punto debole nuovo. L'omino dei marshmallow è debole, dardo e bosoni. Lama che abbiamo appena sbloccato, quindi ci sta che sia debole a questo. Tra l'altro, appunto, il prossimo boss. Genera mini marshmallow, ok. L'omino della pubblicità del marshmallow, mascotte della Stay Puft Marshmallow Corporation, si trasforma in un gigante minaccioso con la potente divinità su Sumera. Gozer, ah sì, perché Gozer era un dio Sumera, vero? Costrinse la chiappa fantasma a scegliere la forma della propria manifestazione fisica. Tutti cercavano di sgombrare i loro menti da qualsiasi pensiero, ma lei non poteva attendersi da pensarli come la preferita della sua infanzia. Mi è venuto in mente così. Gli acchiappafantasmi riuscirono a sconfiggere incrociando i flussi sul portale di Gozer e causando così un'inversione protonica totale. Non si sa bene come e perché l'omino di Marshmallow sia tornato, ma senza un portale per il mondo dei fantasmi a portata di mano, questa volta non basterà incrociare i flussi di nuovo per mandarlo via. Ok, perfetto.
Poi qui ci sono altri. Ah, attenzione. Un po' di iscrizione l'abbiamo sbloccato effettivamente con i fantasmi di prima. Questo no, perché non ho assolutamente cagato, qui non ho cagato neanche questo. Beh, devo effettivamente scannerizzare tipo 3 volte i fantasmi normali per vedere tutte le bestie complete. Comunque allora ci leggiamo anche le didascalie degli altri fantasmi. Pesce volante morto, questi abbiamo trovato in hotel. Questi spiriti minori sono serviti alla volontà di un'entità superiore, che sono indotte a proteggere, possedendo e controllando gli scarti del mercato di pesce. Come altri sciamanti di prima classe, i pesci volanti morti sono rapidi nei movimenti, ma sono deboli creature. Una volta disgregati, svaniscono rapidamente nelle profondità del mondo dei fantasmi. Ok. Memmanea, gargoyle di pietra, quello l'ha analizzato bene. Questi animatori cinetici di sesta classe sono gargoyle di pietra possedute da potenti entità spettrali. Possiedono tutta la robustezza della pietra originaria, integrata da una generosa dose di energia psicocinetica. Le gargoyle sono forti e pericolose, ma vulnerabili ai danni dell'impatto. Ah, le gargoyle sono delle femmine, cioè gli danni sono lei. Tutte le creature di sesta classe sono apertamente ostili nei confronti dell'uomo e vanno affrontate con prudenza per evitare il sacrificio di vite innocenti. Il fantasma muratore qui non l'ho analizzato bene. Per analizzare bene i fantasmi, perché mi sono persa lungo la strada, dovrei rigiocarmi le missioni. Comunque, che si può fare? Questo invece è il fantasma per i ragazzi di quarta classe. Fantasmi cantate d'opera, quello dello scorso episodio. Nel popolare longevo adattamento per Broadway del ciclo epico di Wagner, il famoso, o Wagner, non so come si legga, il famoso soprano Carlotta Capricci interpretava Brunhilde, il ruolo che l'aveva resa celebre. Verso la fine dell'aria di Brunhilde, tra applausi fervorosi del pubblico, il vecchio malandato palcoscenico crollò uccidendo l'intero cast. Questi cantanti d'opera non hanno mai smesso di cantare. Oh, mi dispiace, ragazzi, che vi sia caduto il palcoscenico. Ok, qui intanto c'è. E vabbè, ci uccisce addosso. Vai. Aia, che male! Mi ha tirato un marshmallow in faccia. C'ho una mia incredibile. Oh. Ok, qualcosa mi dice che dobbiamo andare di qua. Ok, veloce, 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 veloce. Ma dove si va? Tutti insieme. Sì, guarda, lì che. Seguirate verso Times Square. Sì. Pum! Dove cacchio è Peter quando serve? Ma perché? Ma perché Peter deve prendere il caffè in un momento come questo, il solito, Oh, vedo che il potenziamento funziona. Quando sparo i dadi vicino a me non mi faccio niente. Sono la faccia sporca di marshmallow. Seguirai, dai, seguirai, lei sì. Sì, arrivo. Forte, sono avanti io. Cosa sta storia? Dovrei seguire io te? Aiuto. Ah, dovevo colpirlo ancora, menando un po', va bene. Ah, mamma mia, l'importante è che non mi tiri qualche marshmallow in faccia, perché fanno male. Ma scusate un attimo, quei soldi là rossi sono soldi che perdo o soldi che ottengo? No, perché. Aspetta un attimo. Ah, ho 17.000 soldi. No, perché io volevo, ripeto, aspettare di ottenere abbastanza soldi per la supercarica. Oh, ce li ho, quindi facciamo supercarica dei bosoni. Avevo detto sì che potenzialmente non ne facevo, però questo lo voglio fare perché mi sembra utile. Riduzione del calore prodotto, in teoria adesso quando tiro i dadi non si surriscalda subito lo zaino. Quando ne uso uno, vediamo. Sì, ok. Utilizzo metà della carica, tra virgolette. Ricordo che la carica si vede sulla righetta rossa. Vedete che adesso vediamo qua che tiro. E tiro, posso tirare due. Presto, presto, presto. È arrabbiato, non si direbbe dalla faccia, ma è arrabbiato. Ok, allora vai. Dentro, dentro l'edificio. Non mi sembra molto sicuro, però sempre meglio che stare fuori. In balia di quei piedoni. Ah, sì, tu sta attento a non farti prendere da questi marshmallow indemoniati. Tutti indemoniati, sto gioco. Ah! Quello che stava cercando?
cambiando non si trovava ai Gentassi. Oddio. Sì, prima c'è un manufatto maledetto. Telefono a scrivania rosso brillante. Circa 1965. Del telefono rosso della Telecom vennero prodotte solo 5 lotti. Si dice che il telefono incontrasse soltanto le chiamate di coloro che stavano per morire. Inoltrasse soltanto le chiamate di coloro che stavano per morire. Ok. Ricordo che queste sono le musiche originali del film, nel mio caso. Bene. Eccoci, prendiamo l'ascensore come al solito. L'ascensore ormai è un must, ho capito. Mi sono dimenticato di cambiare il controller, tra l'altro. Beh, adesso lo spengo e poi cambio il controller. Gente che... Va bene, allora saliamo. Non usciamo a pranzo, hai detto. Restiamo in ufficio, hai detto. Staremo più tranquilli, hai detto. Sei licenziato. Hai ragione. Sapendo che le nostre vite sarebbero state in pericolo, ho pensato... Ehi, fai in modo di restare intrappolato con Mark in ascensore! Scusate. Posto. Adesso mi trovate in pausa, così non mi dimentico di cambiare il joystick. E ok. Restami vicino, ragazzo, sono sicuro che ci sarà la divertenza. E passioni ricucciti. E spero l'edificio scopre cosa sta cercando o meno del maspello. Preferibilmente prima che lo trovi lui, quello che sta cercando. È meglio che lo troviamo noi prima di lui. In ogni caso, metto un secondo in pausa e poi tempo un secondo che arrivo con controllo e carico, A posto, ce l'ho. Professor, cosa dice l'obiettivo qui? Diamo una letta. L'omino di Masbella è interessato a qualcosa che si trova ai piani alti di questo edificio. Spero, raga, e trovala prima che la trovi lui la cosa, giustamente. Oh, vedo che ho spostato tutto, mi fa piacere. Ok, ecco fatto. Andiamo a cercare questa cosa, questa persona. Mi porto anche un quadro dietro, mi porto. Volevo analizzare io, proprio i mini Masbella, visto che... Ah, qui posso interagire con... Ok. Vabbè. Ho interagito col rubinetto per bere. Occhi aperti. Sì, io voglio analizzare quei piccoletti quando li vedo, perché... interagiamo, dai. Apriamo anche qui. Permesso. Ecco, fatto. Dobbiamo andare qui. Quando vedo un altro marshmallow comunque lo analizzo, perché sì, perché devo analizzare tre volte per avere la guida completa. Sto camminando. Allora, comunque sono qua. C'è marshmallow che gocciola. Ok, i giornalisti che tu guida li ho analizzati bene. Distruggimi di marshmallow. Prima vado a leggere. Oltre al terreno con manifestazione fisica di quinta classe. Mica che fighin nell'immagine. Fanno un po' passione, Queste entità di quinta classe sono la perfida progenie dell'uomo della pubblicità di marshmallow, una mistura poco appetitosa di sciroppo di glucosa, gelatina, pirofosfato, tetrasodico e malvagità. Mamma mia, malvagità. Ragazzi, dove stai puntando? Ah, che cazzo punto di rilevatore se so che adesso si mena. Vai, aiuto. Sì, vabbè. Mi appaiono tutto intorno. Ma non è che le freccette si aprono sullo schermo, le freccette che mi indicano. Guarda che sono qua, guarda che sono di là, lo vedo che sono furbi, lei. Mi appaiono sempre in tondo, tanto trema tutto qua. Che cazzo, cosa sta facendo l'omino? Sta facendo pezzi di edificio? No, che... l'avevo capito. Porca troia, esplodete, grazie di marshmallow bruciato che non siete altri. Oh, posso, aiuto. Sei più pulito di me di come ero io prima, lei, comunque, cioè prima io ero messa peggio, tu sei tutto pulito ancora. Vai dentro. Oddio, chi c'è? C'è una persona in pericolo. Ma che cosa è quei pazzi di rilevatore? Mi stanno per malmenare, sta laggando tutto. Vabbè. Largo al cavaliere con lo scintillante zaino protonico. Con lo scintillante zaino. Altro che la scintillante armatura.
scintillante zaino protettivo. Vai, esplosione, ecco fatto. Oh, c'è un oggetto in giro. Ecco perché c'è il rilevatore. Chi c'è? Chi c'è? Forse è questo. L'hanno fatto maledetto, modello di scala di un edificio. Palazzo nero di Oman. Arrivo, arrivo. Campione, già mi danno. Se soccando me. Circa 1926, l'occultista americano John George Holman commissionò allo studio dell'architetto di Shandor il modello in scala di un centro residenziale del mare, il Palazzo Nero di Tre. Il modello non fu mai completato e Holman non tornò mai a ritirarlo a pagarlo. Ok, perfetto. Fantastico. Quando gli dice che equipaggiare l'elevatore perché ci serve qualcosa. Arrivo, arrivo, ehi. Ah, eccolo qua, il maledetto. Sta cercando. Si è fermato. Ma queste zollette di zucchero mi hanno bloccato. Non riesco a liberarmene. Sono disgustose e dannose per la salute. Non ti ho detto che qui c'è una splendida donna in difficoltà? Vengo subito. Perfetto, come convincere Peter? Guarda, c'è solo la donzella in pericolo. Oh, ma questa è quella di prima. Ah! Porca vacca, che cacchio fai, maledetto cose? Non gli è piaciuta la bomba sul braccio, praticamente, non gli è piaciuta. State dicendo che stava cercando la signorina, cose? Che cacchio vuol dire questo? Fusi, ma... No, qui i goblin non posso prenderli, le goblin anzi. Bello la visuale. Che PlayStation 3 qui non è chissà cosa però. Quanto marshmallow. Che cazzo. Fulmine di guerra, quanti sto prendo me. Signorina, tutto a posto? Ok, c'è il dottor Beckman, andrà tutto bene. Non hai rovesciato il caffè, vero Peter? Amore, io ho preso il caffè per tutti. Ma quei mostri lo hanno rovesciato. E poi, che diavolo sono quei cosi? Era una manifestazione di Gozer. Sì, probabilmente. Potrebbe essere. Forse. Sì, sì, è lui, è lui, lui. Vuoi che prenda la strada più breve o quella panoramica, le signore, la scelta? La più breve. C'è una scala di qui. Andiamo. Ecco. Però, grazie sotto pressione. Mi piacciono le donne fatte così. Ok, lumacone, io e te facciamo in fretta e piano. Prima che il nostro morbidone si accorga di noi. Penso che il morbidone ci senta fin troppo bene, lei. Micchia, che un dito c'ha. Pum! Fuggi dall'edificio, perfetto. Andiamo giù, 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 presto, raga, presto, 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 perché Godzilla arrivi, porca troia. Non si può più scendere. Per un secondo è stato un buon piano. Ok, riflettiamo. Cosa faceva la gente prima che inventassero le scale? Usava delle corde? O saltava da una pietra all'altra? Allora saliamo. È l'unica, se non si può più scendere, l'unica uscita, l'unica uscita è su. Aiuto. Mi sa che sta tirando tipo dei pugni alle pareti. Aiuto. Via, 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 via. Beh, è un sollievo, infatti. Trovo una uscita sul tetto. Equipaggio di rilevatore. Ah, ci sono, c'è un po' di gente qua da affrontare adesso, eh. Ah, poi questo, vedi, ecco fatto. Ho analizzato bene, penso, i fantasmi muratore qua. Sì, li ho analizzati tutti, adesso leggiamo. Gli operai edili che costruirono il grattacielo dei ponti di Manhattan. Anime coraggiose che hanno trovato la morte in terribili incidenti, cadendo da grandi altezze o finendo schiacciate da trevi d'acciaio, affogate in vasche di cemento e ostinate alla catrame. Madonna, poveretti! La città è costruita sulle ossa di queste vittime di incidenti sul lavoro. Un tempo costruivano, oggi distruggono. Ok. Ok, qui non andai tutto bene, perfetto. I muratori ce li abbiamo, ragazzi, nell'acito guida. Sì, armati dei loro, è vero. Loro distruggono i loro mitragliatori che non so dove li abbiano trovati e la dia. Comunque qui ho buttato giù la trappola. Signore, se vuole. Perfetto, dentro, 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 dentro. Tra l'altro c'hanno le cuffie.
Perché, perché i muratori di solito. Porca troia. Perché i muratori di solito quando lavorano si mettono le cuffie per. Non per ascoltare la musica, ma non per ascoltare la musica, ma per non rovinarsi le orecchie. Perché immaginate voi lavorare con un trapano, una trivella, senza le cuffie che copre e proteggono le orecchie. È stordito, è stordito! Intanto lo butto in giro. Allora. Vai, vai, l'abbiamo preso in tre. Vai, vai, siamo qui. Vai, dentro, 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 dentro. Ed è piace bravo. Qui poi dire la trappola, rei bravo. Ho fatto volare via i piccioni. C'è un po' nuvolo oggi. C'è un elicottero che sta inquadrando probabilmente l'omino. Oddio. Ah, che palle. I dadi ovviamente ragazzi fanno male cane anche ai fantasmi e di solito li fanno fuori anche, cioè, da volta colpiti con i dadi, i fantasmi normali gli mancano pochi colpi per venire, per diventare abbastanza deboli per essere intrappolati. Comunque, qui c'è una trappola che io voglio ficcare questo fantasma dentro questa trappola, ma dentro, dentro, ok, prendo sta trappola, ok, perfetto. Ia! Qualcuno butta una trappola, allora la butto io. Ah no, cazzo, qualcuno l'aveva già buttata. Comunque, ok. Sì, quando sono con gli altri mi dimentico sempre se dov'è. Su quale trappola è andato? Su questa qui, ok. Perfetto, posto. Niente panico, ma abbiamo perso l'uomo della pubblicità dei marshmallow. Ah, rassicurante. Segnale forte, trappola l'abbiamo uscito sul tetto. Sì. Non è che ci sono tante vie d'uscita, eh. Ah! Vabbè, non uso neanche il rilevatore, ragazzi. Bicchia. Sì. Beh, porca troia. Salve. Butto giù lo mio dall'edificio. Sì. Porca troia. Posto. Caduto. Così si fa. Bene. Ottimo lavoro, ragazzi. Ah, è stato facile. Per tutti, dalla 54esima strada certo. Alla quinta. Buona festa del ringraziamento. Auguri a tutti. Ecco fatto. Porca vacca. Se tre tizi, grandi come un dito, riuscissero a farti precipitare dal 30° piano e tu dovessi risalire in cima per fargliela pagare, saresti arrabbiato vero con quei tre piccoli. Io schiumerei di là. E avresti anche un eccesso di zucchero. Sentitela come ruggisce intanto. Sì, insomma, sta tornando e si sta arrampicando. L'avevo capito. Si chiama Rookie, dico il nostro personaggio, tra l'altro. Rookie. Lo tengo a mente. Ehi, pensavi fosse una pausa caffè? Niente paura, ti teniamo. Ok, come l'hai preso, Ray, grande? Ok, quindi siamo da soli questa volta per davvero a combattere. Ok, siamo... Come siamo messi? Sconfessi il numero di marshmallow, va bene. È riuscito ad aggrapparsi, sta andando a fuoco, tra l'altro. Aiuto! Aiuto, ho preso un elicottero! Porca troia! Mi ha quasi rischiato di colpire con un cazzo di... Sì, flusso al massimo! Aiuto! Altri di questi cosi! Porca vacca, mi butta pure i marshmallow mini addosso! Sono brutti questi, sembra delle torrette. Quindi adesso devo pensare a te e ai tuoi cazzo di cosi. Mentre sono qui sotto sopra, che se mi molla Ray ti cado addosso e mi mangi. Potrebbe tranquillamente farlo, ragazzi. Allora, è stanco, vai. Posto, è caduto. E vabbè. Aiuto, aiuto. È incazzatissimo, raga. Guarda, ho lì la faccia mezza bruciata. Ok.
Ok, adesso qui chiamo qualcun altro. Ok, non sto a tirare troppi colpi inutili perché... Ok. Poi c'hai che palle quando il flusso è troppo... Vai, ancora per andato. Vai ancora. Dati, segue il flusso del mio flusso. Mamma mia. Posto. Che cosa è andato? Posto. Poi Peter, ci siamo, la trappola è pronta per catturare l'uomo dei marshmallow. Ma dov'è? È quella puzza bianca che stai attraversando. Siete arrivati un pelo in ritardo, Egon, ma è bello sapere che la trappola funziona ancora. L'abbiamo già fatto fuori, l'omino, tranquilli. Non l'abbiamo fatto esplodere, ma l'abbiamo fatto cadere giù e poi è esploso. Bello il cappello gigante. Sai, io non dimentico mai una faccia attaccata a un corpo del genere. Ci siamo incontrati qualche ora fa all'Hotel Sedgwick. E tu mi hai completamente ignorato. Mi chiamo Iris, dottoressa Elisa Selwyn. E io, dottor Peter Venkman. E loro sono Egon, Ray, Winston e Lulu. Gli acchiappa fantasmi. Hai già avuto a che fare con questo tipo di varco temporale quantistico? Un che cosa? Si chiama ARC, un impulso di energia mediana. In effetti sì, ero nel museo. E un lampo di luce blu ha attraversato l'edificio e poi mi sono ritrovata davanti a una stanza del 13° piano di un vecchio albergo. Il Sedgwick? A Sedgwick non c'è un 13° piano. Mi attirava come una calamita. Mi sentivo come immersa in un sogno profondo. Rinvenuta, sono forse qui. Qui? È un ufficio temporaneo per quando sono in città. Sono venuta per delle ricerche dopo essermi svegliata. Vieni nel nostro laboratorio. Potremmo farti dei test e altre domande. La prima è facile. Mi porto a... messicano o italiano? Wow, dottor Benjamin. Notevole, quasi 45 secondi senza dire niente di caustico. Possiamo provare ad arrivare al minuto. Una dottoressa? E che dottoressa? Sogno. Questo è un sogno. Ok. Quindi ragazzi, il video di oggi è che si posso concludere qui. La prossima volta parleremo con la dottoressa Elisa Selwyn e capiremo cosa cavolo ne è successo, perché Gozer la cercava e tutto quanto. Ma intanto ragazzi, se il video di oggi vi sono piaciuti, mi raccomando, lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi se volete continuare a seguire i video. Io devo aspettare una settimana prima di registrare i prossimi video. In ogni caso, noi ci vediamo alla prossima. Spero che voi non dovete aspettare altrettanti giorni prima di vedere i prossimi episodi. Quindi, detto questo, caricato qui, spero, il checkpoint, sì. Spero di sì, perché non si può salvare, salva automaticamente questo gioco, quindi sì. Ok. Abbiamo buttato la dottoressa Iris Selwyn in caserma per un esame precauzionale. Questo potrebbe aiutarci a scoprire altro su di lei. Ok. Domani per voi, la prossima settimana per me, scopriremo cosa cacchio è successo.